non può dirlo pubblicamente, no? In questo momento chi è che sta cercando di bloccare la discussione sul 416 ter in quest'aula, cercando di fare quello che è stato fatto già alla Camera, cioè la ghigliottina. Ritengo che questo possa qualificare in maniera adeguata la qualità di questa classe politica che tanto si onora e tanto pretende di essere chiamata con appellativo tipo onorevole. Non lo meritate, non lo meritate sicuramente, non meritate di essere chiamati onorevoli, perché nel... Senatore Santangelo, lei può esporre tutte le motivazioni che vuole rivolgendosi alla Presidenza e non squalificando gli esponenti di questa Camera. Signor Presidente, la... Signori, colleghi, qui ci deve essere il rispetto reciproco. Reciproco. Lo chiedo da una parte dell'emiciclo e dall'altra. Grazie, signor Presidente. Stiamo dicendo del 416 ter, voto di scambio politico mafioso. Qualcosa che dovrebbe impegnare quest'Aula e l'Aula della Camera in maniera approfondita, senza avere limiti temporali. Così è stato deciso nella conferenza dei capigruppo diverse volte. Allora, queste azioni vigliacche di bloccare la la qualità delle azioni del Parlamento, se sono a norma del regolamento, non possono essere oggetti di aggettivi come il suo. Signor Presidente, le ripeto, queste azioni, anche se previsto da questo regolamento del quale voi vi cibate, non i cittadini, è vigliacco, anche se scritto nel regolamento. Pretendo, signor Presidente, che la discussione generale vada avanti, perché se questo Parlamento non serve per discutere in maniera democratica, anche con i toni accesi che sono i nostri, quelli del Movimento 5 Stelle, che corrispondono esattamente alla rabbia che i cittadini giornalmente vivono all'esterno, o ne prendete consapevolezza o lo tsunami qui dentro vi circonda. Guardatevi attorno, non vi dirigerate dentro l'oscuro di quest'aula, non c'è una finestra, non c'è nessun contatto con l'esterno, e qui dentro, attorno, dentro queste stanze potete andare avanti. Ma noi, ve l'assicuro, secondo quelli anche che sono i regolamenti, signor Presidente, chiedo di andare avanti in questa discussione, per come è il nostro diritto. Ve lo diciamo in maniera garbata, noi vi accompagneremo giorno dopo giorno, vi accompagneremo uno per volta, considerando anche quella che è la vostra età avanzata, uno per volta. La richiamo all'ordine, senatore Santangelo, l'età avanzata dovrebbe essere motivo di rispetto, non di un'accusa. Signor Presidente, mi scusi se nel dire età avanzata ho magari colpito la sensibilità della stragrande maggioranza dei poco onorevoli senatori che oggi stanno chiedendo la chiusura della discussione generale. Però vindicheremo gentilmente, signor Presidente, la direzione per ritornare alle vostre dimore in maniera serena e pacata, uno per volta. Vindicheremo la direzione con calma, con gentilezza, perché andrete tutti a casa, ricordatevelo, tutti a casa. La ringrazio. Colleghi, senatore Palma. Colleghi, sì, grazie, l'opposizione deve saper fare l'opposizione, grazie, la maggioranza grazie. Deve saper fare la maggioranza. Grazie, signor Prego. Presidente. Nel 1987, se non ricordo male, Leonardo Sciascia scrisse un articolo sul Corriere della Sera. Era la vecchia polemica dei professionisti dell'antimafia che molti di noi ricordano.
In quell'articolo Leonardo Sciascia esprimeva vari concetti, uno dei quali, dal mio personale punto di vista, si attaglia perfettamente a quello che sta accadendo in quest'Aula. C'è gente che parla di antimafia ma non fa antimafia e ritiene che nel parlare di antimafia, anche con toni esagitati e urlati, solo questo la possa proteggere da qualsivoglia tipo di critica. E ho l'impressione, signor Presidente, che quello che stia accadendo qua ha molto, come dire, di simile a quello che ipotizzava Sciascia. Si fanno delle carriere antimafia parlando, senza fare, e si parla per fare carriera. Nel caso di specie si parla probabilmente, stante la vicinanza della competizione elettorale, anche per forme di propaganda. Vorrei, come dire, con molta tranquillità soddisfare, te devi sta zitto. Vorrei... Senatore Palma, si rivolga a me. Si rivolga a me e quello che deve dire lo dice a me. Con me non giocate, va bene? Allora vorrei soddisfare almeno per quello che mi riguarda. State tranquilli. Senatore Palma, si rivolga alla Presidenza. Sì, signor Presidente, vorrei soddisfare almeno per quello che mi riguarda una curiosità del senatore Santangelo. Io sono tra i firmatari della richiesta di chiusura anticipata della discussione. Vi ringrazio. E prendo atto che solo per questo mi si definisce vigliacco. E allora con molta tranquillità. Senatore Giarrusso. Ragazzi, o ci si dà una regolata o io sospendo la seduta, la chiusura l'anticipo io poi della discussione. Dove stava lei e i senatori del Movimento 5 Stelle eletti nella provincia di Catania quando chi vi parla arrestava Nitto Santapaola? E dove stavate voi, senatori siciliani, quando chi vi parla insieme con persone che voi, senza averle conosciute, nominate? Non sta parlando, istruiva, per cortesia, senatore Palma. Istruiva la Pizza Connection. E dove stavate voi? E dove stavate voi, senatori del Movimento 5 Stelle campani, quando chi vi parla arrestava Michele Zazza e quando la famiglia di chi vi parla era sottoposta a scorta integrale perché era stato scoperto un attentato in fase esecutiva da parte di Bardellino? E dove stavate voi del Movimento 5 Stelle, senatori calabresi? Senatore Palma, o lei intende intervenire a supporto della proposta o le tolgo la parola? Quando a supporto? Quando chi vi parla... Senatore Giarrusso! Chi vi parla sosteneva la pubblica accusa del processo di guerra di mafia di Reggio Calabria. Voi parlate di antimafia. Noi, in linea di massima, operiamo contro la mafia. Ed è per questo, signor Presidente, che al di là delle chiacchiere, come giustamente ha sottolineato il senatore Caliendo nel suo intervento, per operare contro la mafia noi abbiamo bisogno di una normativa più cogente rispetto a quella attuale, che disciplini il concorso scambio politico mafioso. E chi si muove per perdere tempo, per non far entrare in vigore questa legge, fa un oggettivo favore alla mafia. Grazie, senatore Zanda.